A Chiaravalle in tanti alla Marcia della Pace. Giornata importante quella del 3 ottobre, tenutasi a Chiaravalle e che ha avuto come protagonista il desiderio di pace. Organizzata dal parroco Don Roberto Celia e dai padri cappuccini di Chiaravalle Centrale, si è celebrata alle ore 17:30 una santa messa solenne in chiesa matrice, con la partecipazione del sindaco del centro, di Solit Calabrese e di altre associazioni di solidarietà. Al termine, in corteo, ci si è recati al convento dei Padri Cappuccini. Soste durate, il tragitto con testimonianze e pensieri liberi sulla pace da parte di giovani che vivono nei centri per rifugiati e che hanno vissuto in prima persona le catastrofi della guerra. Momenti toccanti che hanno coinvolto giovani e meno giovani in una giornata storica per la comunità. Sentiamo il sindaco Domenico Donato. Grazie Don Roberto, Padre Giovanni, Padre Giuseppe, per aver voluto che qui nella nostra comunità di oggi ci fosse la giornata della pace. Vedete, io ho grande difficoltà in questi giorni, ho pensato di poter dire che riflessione si può fare in un momento come questo, in un momento di una vigilia di una grande guerra, di una guerra che veramente potrebbe essere la terza guerra mondiale, dove quotidianamente è così repentino tutto quello che sta succedendo ora dopo ora, nazione dopo nazione che entra in guerra, dove tutti gli stati del mondo sono coinvolti in questo momento, i consigli di Stato di tutte le nazioni che convocano i comitati di sicurezza, attentati. Siamo per questa marcia anche della pace, che non deve essere solo un camminare insieme fisicamente, ma soprattutto deve essere un momento per poter riflettere tutti quanti noi su ciò che sta accadendo nel nostro mondo, su cosa significhi davvero pace in questi tempi così difficili. In questo momento storico siamo testimoni di sette guerre che sembrano non avere fine. Il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato come una questione territoriale, è rapidamente divenuto come una guerra che coinvolge potenze globali, un confronto tra la Russia e l'Occidente, la NATO, che amplifica la tensione oltre i confini dell'Europa orientale. Una guerra che miete vittime non solo sul campo di battaglia, ma anche nella stabilità delle nazioni, nel prezzo della libertà e nella speranza di una convivenza pacifica tra i popoli. Poi c'è il conflitto tra Israele e la Palestina, il drammatico sfondo per una striscia di Gaza. Anche qui la guerra non è solo una questione di confini, ma è un conflitto che di altre ferite antiche, sollevando timori che possono coinvolgere, come stanno coinvolgendo in queste ultime ore, tanti altri paesi, paesi molto più potenti, paesi dotati di armi nucleare. La violenza, vedete, non porta mai soluzioni, ma solo dolore e ulteriore distruzione, aumentando il ciclo dell'odio. Quindi la domanda che dobbiamo porci è: vogliamo davvero la pace? E se sì, cosa stiamo facendo per poterla ottenere? Perché la pace, vedete, non è un concetto astratto, né uno stato che possiamo dare per scontato, è qualcosa che dobbiamo lavorare ogni giorno, costruendo ponti e non muri, cercando il dialogo anziché lo scontro. Ecco allora che mi domando e vi domando, siamo davvero consapevoli di quanto siano insidiose queste guerre? Spesso i conflitti vengono presentati come lontani dalle nostre vite, ma come se fossero eventi che non ci riguardano, ma non è così. Le conseguenze delle guerre sono più vicine di quanto possiamo immaginare, sono nelle difficoltà economiche che viviamo, nella precarietà del nostro futuro, nel rischio di un mondo sempre più diviso. Il nostro compito oggi più che mai è quello di non restare indifferenti. Dobbiamo alzare la voce contro la violenza, la violazione dei diritti umani e la corsa agli armamenti, ma soprattutto dobbiamo agire come portatori di pace, partendo proprio dalle nostre comunità, proprio dalle nostre famiglie, dal nostro modo di relazionarci con gli altri.
La pace non si costruisce solo con i trattati internazionali, ma con piccoli gesti di comprensione e solidarietà quotidiana. Siamo arrivati ad un punto in cui sembra ci sembra di toccare il fondo, ma questo non significa che non c'è alcuna speranza. Ad ogni crisi c'è anche un'opportunità di poter cambiare direzione, di scegliere la strada della riconciliazione e del rispetto reciproco. Come sindaco, ma anche e soprattutto come cittadino, vi invito a riflettere su quale sia il nostro ruolo in questo momento storico e su come possiamo veramente contribuire nel nostro piccolo a costruire un mondo più giusto e più pacifico. Grazie. Sono qui stasera e mentre camminavo riflettevo un po' sul cammino. Quanti di questi ragazzi che noi ospitiamo, voi dovete sapere che hanno fatto un duro cammino, magari nel deserto per arrivare in Libia, o magari nelle montagne tra la Slovenia e l'Italia al gelo. Quanti di loro questo cammino non l'hanno potuto terminare? E allora l'augurio è che dopo questo cammino, dopo queste riflessioni, ognuno di noi che torna a casa trovi un po' di pace nel proprio cuore, perché penso sinceramente che se uno non ha pace nel proprio cuore non può donare pace. Se uno non riesce ad ascoltare se stesso non può ascoltare gli altri. Hai ragione Don Roberto quando dice che l'accoglienza non è dare un piatto di pasta, non è dare una casa, ma è ascoltare l'altro. Noi di Città Solidale lo facciamo per lavoro, ma credo lo facciamo per missione, perché è molto difficile. E questi momenti, come dire, ci danno forze per andare avanti. Io spero che Chiaravalle, che è una comunità che noi conosciamo bene, abbiamo avuto anche dei rapporti con l'amministrazione comunale nel passato, sia disposta ad ascoltare gli altri, l'altro diverso da noi, e sono sicuro che lo farà come tanti paesi qui intorno. E quindi grazie di nuovo. Alla prossima. Subito dopo il TG, uno speciale sull'evento.